Salve a tutti e grazie. Buon pomeriggio a tutti, buonasera, grazie, beh, grazie anche laggiù. E a me, insomma, stiamo girando tutta l'Italia e mi piacerebbe, poi dal primo giorno che raccontiamo tutto quel che avviene in Parlamento, mi piacerebbe che ognuno di voi si trasformasse almeno per qualche ora in una mosca per poter svolazzare liberamente a Montecitorio. Si entra da Palazzo di Montecitorio, c'è una bella porta, ci sono due carabinieri, sempre ben vestiti, che si mettono sempre sull'attenti quando entra un deputato. Pensate, si mettono sull'attenti, si devono mettere sull'attenti anche quando entra Luigi Cesaro, detto Gigino Porpetta, autista del boss camorrista, fondatore della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo. Purtroppo si devono mettere attenti perché a 12 metri da dove siamo seduti noi c'è Luigi Cesaro. Poi si entra e ci sono due corridoi a destra, dove ci sono dei divanetti, a sinistra dove c'è la sala fumatori, e si arriva in un corridoio che si chiama Transatlantico. Da questo corridoio si accede alla Camera dei Deputati, ci sono due grandi porte e da lì si accede. Questo corridoio lo chiamano Transatlantico perché ci sono delle sculture, bassorilievi a forma di timoni, sembra proprio l'interno appunto di una nave, però lo chiamano anche il corridoio dei passi perduti o delle anime perdute. Si dice che chi ci cammina sopra poi dopo un po' inizia a perdere la sua anima. Vi posso dire che in tutti questi anni noi abbiamo assistito a quelli che vengono chiamati capannelli, cioè riunioni dei politici che si riuniscono in questo corridoio e parlano. Vi assicuro che io non li ho mai sentiti parlare di un problema dei cittadini, della disoccupazione giovanile, dei cinquantenni che perdono il lavoro. Che cosa fa un cinquantenne che perde lavoro in questo paese senza il reddito di cittadinanza? Oppure dei piccoli imprenditori massacrati dalle tasse, come mio papà. Mio papà è un imprenditore, ha 70 anni, è massacrato dalle tasse. È uno di quegli imprenditori eroi, come ce ne sono in questo paese, che piuttosto che licenziare un dipendente si taglierebbero un braccio e qualcuno addirittura si ammazza piuttosto che licenziare, proprio perché per loro licenziare un dipendente è come licenziare qualcuno che fa parte della sua famiglia. Non parlano mai dei problemi dei pensionati minimi, costretti anche magari in questa città a rovistare nella mondezza, perché con 440 euro di pensione minima non si campa. Non parlano mai di questo, perché sono cattivi, crudeli. No, io prima di entrare pensavo che fossero crudeli. In realtà non sono neanche cattivi, ci sono i delinquenti lì dentro, ci sono. Qualche settimana prima dell'estate è stato arrestato un senatore, Caridi, considerato dalla procura antimafia un dirigente della cupola segreta dell''Ndrangheta. Senatore della Repubblica, entrato con Forza Italia, poi passato con il nuovo centrodestra, poi in un altro partito politico, e lui ha votato tra l'altro la prima tranche delle riforme costituzionali. Ma il problema non sono neanche i criminali, e qualcuno c'è, ma le persone appunto che sono così distaccate dalle realtà che non riescono neanche più a pensare agli interessi dei cittadini. Parlano solo di correnti, di controcorrenti, di poltrone, di contropoltrone, di chi piazzo lì, chi piazzo in quell'ente, come posso rimediare questi voti, come posso continuare a stare lì tutta la mia vita, chi devo appoggiare, chi non devo appoggiare. Si occupano ora soltanto di legge elettorale, soglie di sbarramento, doppio turno, triplo turno, ma alla spagnola, alla francese, vediamo come fare, purché non vinca il Movimento 5 Stelle. Gli stessi democratici che oggi vogliono cambiare la Costituzione e ci dicono che cambiando la Costituzione ci sarà il paradiso in questo paese, che tutti i loro fallimenti negli ultimi 30 anni evidentemente sono stati colpa della Costituzione, sono gli stessi che oggi sono tutti concordi sul cambiare una legge elettorale che hanno fatto loro, che si chiama Italicum, perché si sono resi conto che potrebbe favorire il Movimento 5 Stelle. E noi abbiamo votato contro perché non garantiva al popolo italiano la possibilità di scrivere un nome o un cognome. E allora ci possiamo fidare di costoro? Se proprio loro cambiano le leggi elettorali ascoltando più i sondaggisti che le richieste del popolo italiano? Sono questi i personaggi. Io ormai li conosciamo molto bene. Ripeto, sono così distaccati dalle realtà che neanche si rendono conto di quel che stanno facendo. Oggi tanti considerano queste riforme costituzionali uno schifo assoluto, però non possono andare contro il partito perché se andassero contro il partito non verrebbero rieletti, o meglio, non verrebbero rinominati. È tutta questa la mafia, diciamo, che c'è purtroppo all'interno delle istituzioni. È questa.
Esistono certamente, ripeto, i criminali, alcuni delinquenti, ma il problema sono quei politici, anche onesti, che non possono fare nulla per la collettività perché hanno le mani legate, perché se vanno contro il partito di riferimento non li rinomina e se non vengono rinominati dovrebbero trovarsi un lavoro. E costoro magari sono professionisti della politica, è tutta la vita che bazzicano prima le sezioni, poi consigli comunali, poi consigli regionali, poi il Parlamento della Repubblica con la speranza di fare il ministro, il sottosegretario. Come se essere salutati dai carabinieri che si mettono sull'attenti, avere i privilegi, essere chiamati onorevoli, vedere che un comunicato stampa viene ripreso da un quotidiano, come se tutto questo per loro fosse sinonimo, non lo so, di successo, di felicità. A me quest'estate il tour che ho fatto con il motorino, ma cambiato, nel senso io mi sono stato così bene, tra l'altro fuori anche da, ho rilasciato pochissime interviste, insomma come se dopo i primi 3 anni anche molto duri, in cui era difficile staccarsi da tutta quell'ansia, quelle difficoltà, tutti quegli attacchi, è come se a me mi avessero messo nella giusta distanza. Io sto molto bene con me stesso. Oggi il Presidente del Consiglio mi ha attaccato con le solite menzogne e a me non mi ha fatto molto male, nel senso non mi interessa. Quando uno sta così a pace con la coscienza, fa il proprio dovere e viene riconosciuto da migliaia di cittadini in Italia. Io sto così bene. Sto anche bene perché sto facendo il mio dovere, vi assicuro io, Roberto Figo, tutti i colleghi che ci sono qua, Luigi Gallo che vedo, ce la stiamo mettendo tutta. Servirà, non servirà, il 5 vinceremo, non vinceremo, io non lo so, vedo che la propaganda è molto forte, che tutti i giornali sono allineati, che oggi si fa, parlano esclusivamente di questa storia di Palermo e sappiate che per me è un orgoglio far parte di una forza politica che chiede in attesa dell'inizio di un processo su questa questione di Palermo, l'autosospensione dei possibili indagati. Sono fiero di far parte di una forza politica che chiede questo in riferimento a delle elezioni del 2012 dove nessuno è stato neanche eletto. Perché l'attenzione della stampa a noi ci ha sempre migliorato. Più la stampa è stata pressante con noi, ci faceva le pulci, più noi siamo anche cresciuti come parlamentari, come portavoce del popolo italiano. Gradiremmo soltanto che lo stesso identico atteggiamento lo aveste con tutti gli altri, perché in questo momento, quindi non chiediamo mai trattamenti di favore, per l'amor di Dio. Chiediamo soltanto che ci siano giornalisti capaci di andare ogni giorno sotto De Luca a dirgli le sue sono parole mafiose. Il suo atteggiamento è un atteggiamento mafioso, perché lei parla di voto clientelare, del voto di scambio che ha distrutto questo paese. Abbiate il coraggio per i vostri figli di andare da questi soggetti, ancor di più da Renzi, che giustifica parole mafiose, che giustifica atteggiamenti pseudomafiosi, che giustifica il voto clientelare, anzi oggi è riuscito a dire De Luca va preso da esempio. È evidente che queste parole Renzi le ha pronunciate per dedicarle a tanti altri amministratori e per chiedergli fate come De Luca, ci giochiamo il culo con questo referendum, dato che io l'ho personalizzato borioso e arrogante quale sono e oggi mi rendo conto di stare sui coglioni a tutti gli italiani. Diamo il massimo adesso, se serve il voto clientelare prendiamolo, perché ci giochiamo la nostra sopravvivenza politica, ci giochiamo questo, perché loro l'hanno messo in conto e con domani il 5 Stelle potrà governare, dopo aver vinto a Roma, dopo aver vinto a Torino, l'hanno messo in conto, abbiamo tutti quanti contro, siamo la prima, la seconda, comunque più o meno la prima forza politica del paese, vi rendete conto? Quel che riusciamo a fare a costi ridottissimi, con un tour in treno, con questi mezzi, con le dirette Facebook, grazie che ci sono tanti collegati e condividete, che riusciamo a bypassare il sistema mediatico tradizionale, loro l'hanno messo in conto che noi arriveremo lì e noi non siamo perfetti, ma non c'è nessuno che ci ha dati i quattrini in campagna elettorale e ci può chiedere in cambio un favore, chiudete un ospedale come dicono quei ragazzi lì che protestano perché io ti ho dato i soldi e io sono un RAS delle cliniche private e mi devi avvantaggiare la sanità privata, quindi chiudi gli ospedali, nessuno ce lo può chiedere a noi, perché nessuno ci ha dato i soldi, perché siamo cittadini come voi, che possono sbagliare come voi, cittadini che hanno deciso anziché espatriare, di cospirare e di entrare in queste istituzioni e di non abbassare la testa, perché io non gliela voglio dare vinta, non gliela voglio dare vinta. Che vogliamo noi? Vogliamo un reddito di dignità, un reddito universale, perché il reddito deve essere considerato diritto umano, perché negli ultimi anni 104.000 persone all'anno sono scappate dall'Italia, molti di loro sono stati giovani, molti giovani.
vogliamo un reddito di dignità, vogliamo la sanità pubblica, vogliamo la scuola pubblica, vogliamo i trasporti pubblici, crediamo fermamente nelle imprese private, tant'è vero ci tagliamo gli stipendi e comunica al Presidente del Consiglio che il 28 saremo nella sua Firenze a fare il Restitution Day, è invitato in piazza con noi, così potrà imparare che cosa significa tagliare i costi della politica. Vogliamo l'impresa privata, questi soldi li destiniamo alla piccola e media impresa, però crediamo che sanità, istruzione, trasporti, acqua non siano merci sulle quali lucrare, ma diritti da garantire a livello costituzionale. Il problema è che questo è soltanto uno degli innumerevoli attacchi al diritto in sé. Se ci fate caso, negli ultimi anni ci hanno privato lentamente di tutti i nostri diritti. L'hanno fatto lentamente, perché se l'avessero fatto velocemente, ci avessero tolto tutti i diritti assieme, magari ce ne saremmo accorti, ci saremmo incazzati, ci saremmo organizzati, avremmo circondato pacificamente il Parlamento e li avremmo cacciati pacificamente, ma no! Ci tolgono poco a poco i diritti, però nel momento in cui iniziamo ad alzare la testa ci danno il bonus. Nel momento in cui gli italiani iniziano ad alzare la testa, a non fidarsi più della stampa di regime, a verificare chi sono i proprietari di un giornale prima di credere agli articoli, a verificare esattamente i comportamenti dei giornalisti televisivi in questi talk show dove noi andiamo, continueremo ad andare e non è facile perché ti interrompono ogni 3 secondi, mandano la pubblicità e a Renzi gli danno il microfono e gli fanno dire tutto per 20 minuti. Oggi che i cittadini si stanno rendendo conto che scendono in piazza e non, noi non vi promettiamo fritture di pesce, per l'amor di Dio, oggi che è questa la situazione, che fanno? Privano il popolo italiano dell'ennesimo diritto, nello specifico quello di votare i senatori, facendo la sporca, perché noi la Costituzione la vogliamo cambiare, vogliamo togliere l'immunità parlamentare, vogliamo togliere il pareggio di bilancio in Costituzione per dare ai popoli sovrani la possibilità di intervenire realmente in economia, vogliamo inserire strumenti di democrazia diretta, perché in tutto il mondo si va verso la direzione della maggiore partecipazione, referendum propositivo senza quorum, obbligo di discussioni delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento, vogliamo inserire l'obbligo di dimissioni per tutti i politici che entrano con un partito e vanno con un altro, devono andare a casa, vogliamo fare tutto questo. Sappiate che qualora dovessimo vincere, come lo spiegavano prima i nostri colleghi, dovessimo vincere alla Camera, in Senato non avremmo questa maggioranza, perché secondo i calcoli che abbiamo fatto, se passassero i sì, magicamente, senza voto da parte del popolo italiano, il PD avrebbe circa il 60% dei senatori, pur avendo circa il 30% dei consensi, e il 5 Stelle avrebbe più o meno gli stessi senatori del nuovo centrodestra, il partito di Alfano che ha più indagati che elettori. Così, il giorno dopo, l'hanno fatto apposta. Si sono di fatto blindati da possibili cambiamenti che vanno contro i loro interessi, contro la partitocrazia a vantaggio della collettività. L'hanno fatta sporca e per farci abboccare ci hanno dato il contentino, come la carota. La carota vota che ti elimino qualche senatore, ti riduco un po' di costi e tanti per cambiare, per disperazione magari diranno sì, quando veramente il no oggi è un no meravigliosamente politico. Ma io vi faccio una domanda semplice. Ma se gli stessi soggetti che appunto ci hanno tolto tutti i diritti negli ultimi 30 anni, ovvero i ladri che ci sono entrati in casa e ci hanno derubato dentro casa negli ultimi 30 anni, oggi venissero a dirci: ehi, io ti ho rubato a casa negli ultimi 30 anni, è vero, però oggi io ti cambio la serratura di casa, tranquillo, le chiavi le tengo io e cambiandoti la serratura, tenendoti le chiavi, ti prometto che non ti ruberò più. Ma ci crederemmo a questi soggetti? Sta avvenendo questo. Allora questo voto, io ripeto, non so come andrà. Noi ci stiamo impegnando tanto e stiamo seminando sperando di raccogliere, e l'unica cosa che vi garantiamo è che non avremo rimpianti, che arriveremo al 4 con la certezza di aver dato tutto il possibile, di aver girato tutto il paese, di essere stato nelle televisioni, di aver fatto le dirette, di aver parlato con tutte le persone anche quando siamo stanchi sui treni regionali. Qualsiasi cosa facciamo e faremo e non avremo alcun rimpianto. Poi basterà, non basterà, non lo so, perché il sistema è molto forte, è molto incancrenito. C'è voto clientelare, c'è voto di scambio, c'è povertà e tanti cittadini poveri si vendono un loro voto proprio perché non credono più a nulla e a nessuno in cambio di una frittura di pesce. Sì, ci sono purtroppo cittadini in questo modo ed è per quello che dobbiamo convincere soprattutto gli indecisi, coloro che pensano che oggi astenersi sia una forma di protesta, oggi astenersi è il più grande regalo che si può fare proprio a quelli che ci hanno impoverito negli ultimi 30 anni.
e vi chiediamo una mano, una mano. Perché di più non possiamo fare, di più fisicamente non possiamo fare. Vi chiediamo una mano, di andare a parlare con le persone, di spiegargli chi sono i reali mandanti delle riforme costituzionali, che sono quelle banche d'affari che potranno lucrare sui diritti che volta a volta potranno privatizzare. Perché ci sono dei diritti che sono garantiti, ma se diventeranno delle merci, qualcuno ci guadagna, qualcuno sulla riforma Fornero ci ha guadagnato, e sono le banche che magari oggi vengono appunto tirate in ballo per chiedere dei prestiti per far andare in pensione le persone, o sono le compagnie di assicurazione private che guadagnano nella distruzione appunto della pensione pubblica, perché il cittadino deve andare in pensione e si rivolge al privato. Nella distruzione della sanità pubblica c'è chi guadagna, e sono i RAS delle cliniche private. Stranamente alcuni di loro finanziano le campagne elettorali di Renzi. Lo capite che allora il problema è solo questo, quello della nomina, perché nel momento in cui tu sei un senatore che dipendi dal popolo italiano puoi fare bene e puoi fare male, ma se tu sei un senatore che dipendi dalla nomina del partito farai soltanto quel che ti chiede il partito, non farai gli interessi del popolo che di fatto non ti elegge, ma farai e rispetterai gli ordini del partito, altrimenti non ti rimetterebbe appunto nelle istituzioni. E oggi che cos'è il partito politico? Non è più quello di 20 anni, 30 anni, 40 anni fa. Oggi è una banca il partito politico, un SPA, una società per azioni i cui principali azionisti sono i principali finanziatori, che finanziano il partito politico e poi chiedono qualcosa in cambio. Il partito politico promette qualcosa in cambio e ordina ai loro nominati l'approvazione di una legge che va a favore del finanziatore. E infatti negli ultimi anni, per esempio, sono stati licenziati tanti decreti salva Ilva, ma nessun decreto salva cittadini di Taranto, e scopri che nel 2006 Riva, il patron dell'Ilva, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. Gli diede a Berlusconi 240.000 euro, a Bersani 98.000 euro. Legalmente, non era un finanziamento illecito. Che gli interessava a lui? Finanziare tutti, tanto chi vince vince, l'essenziale che poi fosse appunto approvato quel decreto. È questa! Ma possiamo ancora parlare di destra e sinistra in un paese dove la destra ha creato Equitalia, che massacra le piccole imprese, e la sinistra ha abolito l'articolo 18, ha istituito il Jobs Act? Il contrario, il mondo rovesciato. Oggi la battaglia è tra cittadini sovrani che si informano, che si fanno il mazzo, che decidono di dedicarsi alla politica anche se alle volte è frustrante, perché schierarsi è frustrante, perché ti viene il sangue amaro, il fegato amaro, perché vorresti a un certo punto scappare, andartene via, perché non li sopporti più, perché dici ma io qua sto lasciando gli anni miei più belli, le energie più belle, sto rinunciando a alcune relazioni, ai miei amici che non vedo più, alla famiglia che non vedo più. Ma schierarsi è anche bello, perché ti fa camminare a testa alta, ti fa vedere allo specchio a testa alta. Schierarsi è quello che vi chiediamo di fare, perché c'è un'elite che si vuole appropriare dei nostri diritti, e l'elite sono le banche d'affari, le compagnie di assicurazione, i Marchionne, l'ambasciatore americano, tutti stranamente a favore di queste riforme costituzionali. E da un'altra parte c'è un popolo che non può più essere diviso tra destra e sinistra. Oggi la battaglia è tra cittadini che chiedono sovranità e elite che pretendono di comandare, di continuare ad arricchirsi sui nostri diritti. E schierarsi è un obbligo. Chi non si schiera in realtà si è già schierato dalla parte del malaffare, dalla parte dell'ingiustizia, dalla parte dell'immoralità.